Eccoci qua, buonasera Topine, buonasera topoline mie belle. Eccoci qua. Allora, finito di piangere e di sospirare, la strega ha deciso di mettersi all'opera e di stare un pochino con voi per farsi tirare un pochino su di corda. Mi sono messa a fare un tutorial, così almeno sto un pochino con voi. Allora, ho fatto questo tutorial sui toni del blu. Si può usare sia di giorno che di sera. Magari di sera si può appesantire un pochino, non so, si può mettere un po' di blush tutto glitteroso, ecco, per uscire. Altrimenti va bene anche così, perché che dite? A me piace molto il trucco blu lo trovo molto, molto affascinante. E anche se una persona ha gli occhi marroni come i miei, insomma neri, scuri, ecco, sta bene lo stesso. E li mette anche in risalto un po', dai. Poi ho messo questo rossettino, ho messo anche questa matitina, è da occhi, vabbè, io l'ho messa sulle labbra per sfumarle un pochino e per far risaltare i denti bianchi, perché con la matita, con il rossetto azzurro, insomma sull'azzurrino risaltano i denti bianchi. Allora, oggi mi era presa una crisi isterica di pianto, mi sono levati i punti da sola. Ora, vabbè, ora senz'altro mi dite, ma te tu sei scema, però me li sono voluti levare, ma ero annoiata di portare i punti, proprio mi davano una noia, mi tiravano. E vabbè, la mano si è un po' sgonfiata, ho tolto i punti, dopo stasera la disinfetto per benino, vedete bellina che è. Insomma, è sempre aperta, però vabbè, cerco di non piegare tanto il dito e vediamo un po' che cosa succede. Allora, ragazze, nulla, scusate, sono un po' pazzerella in questo video, però vabbè, ho fatto per scherzare un pochino perché ero un po' giù di corda e nulla, per non pensare, ecco, così almeno sto in compagnia vostra, sto bene con voi. Mi sono messo questo vestitino azzurro tutto scollato, sexy, bellino, vero? Mi sta diluviando, ha nevicato, da non credere, siamo a metà, quasi a fine maggio, inizi giugno e c'è la neve, no? Vabbè, non è che ha nevicato e l'ha fatta tanta, però un po' ha nevicato e quindi nulla, fa freddo fuori, tira un vento bestiale, poi nulla, grandina, nevica, è freddo, le temperature sono basse, quindi mi immagino quelle povere persone che hanno, come si dice, hanno la campagna, hanno tutte queste cose, mi immagino, ecco, cosa possa essere successo alla campagna, ecco, chi è che deve tirare avanti è un problema grosso, chi ha le colture di, che ne so, di grano, di foraggio, i frutti, insomma, deve aver demolito un po' di cose, perché insomma nevicare a fine maggio è un pochino, non è tanto bellino. Allora, ragazze, nulla, oggi mio marito mi ha visto desolata e mi ha dato il suo cellulare. Ora lo devo studiare per benino, poi dopo. Oh, scusate. Sì, no, un attimo, intanto fallo salire. E nulla, vediamo un po'. Vi lascio subito ai tutorial perché deve venire il nonno al bagno, quindi c'ha da fare. La fa troppo lunga, io intanto vado a infornare la pizza, tanto se chiacchierava un pochino nell'altro tutorial, se chiacchierava un pochino questo mentre mi truccavo, quindi vi lascio, vi do un bacione, ciao belle, vi auguro una buona domenica, ci sentiamo domani, ciao. Oia, che paura, vero? Allora, sono al naturale, nature. Iniziamo subito a passare un pochino. Ho passato solo un po' di crema. Allora, iniziamo subito a passare un po' di correttore sotto queste brutture qua. E le va un pochino di nero dalle occhiaie. Non vi prende paura, se siete deboli di stomaco, chiudete subito l'esorcista. Allora. Nulla, ho pianto tutto il giorno oggi, ma Madonna che giornate, sono peggio di tempo io, guarda. Allora, nulla, sta nevicando qui, tanto per cambiare. Dalla rabbia che c'avevo mi sono levata anche i punti, ho
Ora c'ho questo sgarro nella mano, meno male che non versa più sangue, quindi. Allora, nulla, vado a passare il mio fondotinta minerale che è, oddio, ho preso la cipria, che è Fair Neutral, che è questo qua. Allora, fondotinta naturale, che è questo qui, vado a prendere un pennellino, siccome il mio l'ho lavato, quello lì, come si dice, il mio pennellino da fondotinta minerale l'ho lavato, allora prendo questo da cipria, tanto l'è uguale, tanto ne metto un pochina appena appena, giusto per dire fo qualcosa. Bisogna rifarci anche queste sopracciglia perché sembro cosa lì, Tamara, e lei lì dei coso di film che esce fuori dai pozzi lì, come si chiama? Allora, non vi impaurite, però la strega è naturale, è così. Meno male la mattina nel divano quando dormo c'è nessuno perché. Stasera dormo nel mio letto, eh? Così almeno. Ho voluto fare proprio, diciamo, questo tutorial dalla A alla Z per farvi vedere come mi trucco io. Ho visto la Ingrid, l'ha fatto dalla A alla Z, ora lei è più bellina, ha la pellina fresca, giovane. Io sono una vecchia strega e quindi la mia pelle ormai, poverina. Allora, arrivata a questo punto, do subito una sistemata a queste sopracciglia perché ho paura, eh? Le mie sono. Ce ne sono poche poche, non crescono più. Io ho fatto l'errore che l'ho sempre tirate via con, come si chiama? Con il silk peel. Come ve lo chiamate voi? Aspettate, ve lo fa vedere. Con questo apparecchio infernale, questo qui, lo accendevo, drrr, una passata e via. Quindi le sopracciglia. Crescono poco. In più ho usato quella cosina elettrica per toglierle e quindi nulla. Allora, quando sono andata a Firenze me lo sono fatte un po' sistemare dalla mia Sandra, però lei mi ha detto, dice, io Betto, dice, non te lo voglio fare il tatuaggio sulle sopracciglia perché non c'ho paura, non sono una di quelle persone che fa queste cose, pitipipidipà, poi dopo dice se si sbaglia qualcosa. Insomma, me l'ha voluto fare. E allora nulla, mi ritrovo queste sopracciglia qui che sono un po' bruttine, così. Allora, prendo la matita, io prendo questa della New York Color, che è un marrone scuro. Questa qua, do la prima base con questa, passo un po' di cipria e poi dopo ci passo un'altra matita o questa qua di Kiko, insomma. Questo pennarello della Ico. Allora, Madonna, mi voli il naso come d'inverno. Dunque, iniziamo subito a lavorare sulle. Faccio dei piccoli segnetti in modo tale da renderle più, come si dice, più naturali possibili, ecco. Come dice, con pazienza e vaselina l'elefante la formina. Basta, strega. Sono un po' di fuori, lo ammetto. Vabbè, via. Oh, ma l'altro giorno stavo rispondendo a messaggi, ho visto i vostri commenti sotto il video e mi trovo il commento di un ragazzo, dice la morfina. Dico, come la morfina? Dico, un ragazzo, dico, guarda i miei video di make up, dico, chissà come mai. Dico, ma, dico,
o che ne so di come mai, boh. So, è il fatto, dico, sì, se guardi il video io spiego perché ho preso la morfina. Non è morfina intesa come droga e mi sono filata, mi sono fatto una pera, insomma. Dico, è morfina intesa come medicinale curativo, cioè. Un attimo, il contramal non è un medicinale curativo, è un medicinale che aiuta a lenire il dolore, cioè non ti fa sentire il dolore, ecco, insomma. Ok. Ci siamo quasi, dope. Ok. Allora, sopracciglia fatta. Vai, ci sono nell'obiettivo? Sì. Allora, iniziamo subito a passare la base per l'occhio. Allora, come base io userò questo pennarello della questa questo loro lo chiamano correttore, però non è un correttore, è della Kiko e io lo uso come si chiama Soft Focus Concealer. Vabbè, questo è il numero uno. E io diciamo che lo uso come illuminante, come base per la palpebra. Siccome si asciuga subito, vado a lavorare prima un occhio e poi l'altro. È tope. Va bene? Oh, giusto, l'ho sentito il suono. Allora, il mio marito mi ha visto disperata oggi che piangevo come un coso, come un vitello, quando lo levano dalla mamma. Ora se trovo l'accendino vi racconto. Vediamo, eh. Quando l'ho messo l'accendino? Nulla, non l'ho trovato, mi è toccato prendere quest'altro. Vabbè, è uguale, tanto la sigaretta l'ho accesa. Alla nulla ero disperata oggi e piangevo come un figliolo piccino. Visto quando le sue mamme lo portano, quando portiamo bambini, come si dice, in un negozio di giocattoli, e il figliolo vuole il giocattolo per forza, pianti, batte i piedi. No, io battevo i piedi, però ero un po' giù di corda, ecco. E nulla, e mio marito mi ha fatto, dice, ma prendi il mio di telefono, no? Devi stare a piangere tanto. Madonna, sto di fuori stasera. Wow, sto di fuori. Ma è crollato tutto. Insomma, nulla, mio marito mi fa, ma perché devi piangere così, bischera? Dice, prendi il mio, tanto dice, io non ci uso, non ci fa nulla ho il telefono, non mi riesci a usarlo. Dice, prendi il mio, no? Scusate, mi pulisco il naso perché c'ho il muccolo ancora. Madonna, ma quanto sarò, eh? Scusate, insomma, dice dai, prendi il mio, dice non ti preoccupare. E insomma, ma dai il suo, oddio, non ci capisco nulla, è della Acer il suo telefono, l'hai fatto così. Però ci ho rimesso Instagram, poi c'ho i WhatsApp, c'ho le mail, insomma, le foto fanno un po' pena, però sono sempre in contatto con il mondo e quindi ecco, stavolta mi ha messo un po' di buon umore, diciamo così. Ecco, e via, iniziamo a lavorare. Allora, ho passato la base sugli occhi, qui c'ho un casino bestiale, non so dove mettere le cose. Vabbè, tanto facciamo così. Allora, volevo fare un trucchettino sull'azzurro. Dunque, prendo questo colorino qua di Kiko che mi fa morire a me, questo qua, che è il numero 212, Color Sphere si chiama l'ombrettino. È bellissimo, ha proprio, è un blu intenso, proprio bello, 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 mi piace tantissimo, ragazze. Allora, inizio a usare questo colorino qua. Ora mi sono sporcata un po' le mani, me le lavo subito perché io non so stare con le mani sporche. Madonna, faccio un casino oggi bestiale, vero?
Sono proprio di fuori. Vabbè, oggi c'ho un po' la giornata, mi sono rilassata un pochino, sono un po' di fuori. Vabbè, inizio con questo pennellino. Ok. Bello, vero è? Guardate quanto è bello. Con questo ombretto, perché è parecchio, come si dice, è parecchio polveroso, ecco. Ok, adesso vado a prendere un ombretto bianco e prendo questo di Neve Cosmetics che si chiama White Bunny. Bello è anche questo, eh? Allora, vediamo. White Bunny, coniglio bianco, che belli. I nomi di Neve Cosmetics sono tutti belli. Volevo prendermi lo stregato, però costano troppo. Per adesso un po' so via. Non. E lo vado a passare sopra la palpebra mobile. E poi lo sfumoni blu, ragazze. Va bene? Colori. Quando dipingete, ora io perché cioè dipingevo tempo fa, se i colori non si sfumano bene, il quadro, vedete differenza di occhio, insomma, ecco. Se il quadro non lo sfumi bene, se i colori non li sfumi bene, viene un pastrocchio, ecco, ragazze. Ok, visto si è fatto un po' di pasticcio, si va a prendere il pennellone da cipria. E si leva il pasticcio, eh? Oh, vai. A posto, vedete? Vai. Allora, ora passiamo alla matita, eh? Ora si passa alla matita. Allora, come matita, io direi di andare a prendere un blu. Allora, voi lo sapete, io ho tutti i mozziconi. Allora, prendo questo blu che è bellissimo e simile al sopra e lo vado a mettere sotto le ciglia, insomma, inferiori. Allora, e inizio a fare. Non scriveva, che non si vedeva. Allora, poi vado a prendere l'eyeliner, ma guarda, quasi quasi voglio prendere questo qui, questo in gel invece di prendere quello liquido. Vediamo un po' che succede. Allora, è fatto così, quello in gel è opaco, non è lucido. Allora, vado a prendere un pennellino da eyeliner. Dunque, prendo questo qua di Zoeva, che è questo qui. Ecco, devo salutare la Marta. Sto facendo veramente amicizia con questa ragazza che mi segue su YouTube, mi segue su, cioè, ci seguiamo a vicenda su Google Più e quindi mi sono ritrovata a raccontare delle cose così. Mi ha fatto un sacco una gioia, qua, mi ha tirato un pochino su di corda perché ero un po' giù oggi e quindi grazie Marta. Un bacio. È davvero tanto molto carina, è davvero carinissima. Vabbè, siete tutte carinissime proprio, mi fate una gioia immensa, davvero. Vabbè, tanto ora ci passo il coso, come si dice, l'eyeliner bianco perché mi piace e perché boh, ultimamente mi sto dando da fare con questo eyeliner bianco, mi piace un sacco, ecco. Questo sta finendo. Scusate.
Mamma mia, oggi sono un po' di fuori, ragazzi. Ci vai. Oh, Maya, Lina. Ora, intanto che si asciugano le eyeliner, prima di passare al piegaciglie e alle ciglie, facciamo contouring. Facciamo un po' di contouring in questa ciccina bianca. Allora, vado a prendere la mia cosa, come si dice? Vabbè, ogni tanto mi sfugge una valvola e non mi ricordo le cose. Allora, vado a prendere la mia ferra della Debbie. Ora, piegaciglie, eccolo qua. Lei è un pochino vecchiotto, i miei piegaciglie, bisognerebbe lo ricomprarsi perché il gommino io mi tiene più. Prova a cambiarlo e salta da tutte le parti perché questo le vecchie gommini che vendono ora sono di altre marche. Vabbè, via, tanto le uguale, un pochino le piegherà, dai. Non metto le ciglia finte perché tanto oggi gliel'ho fatta anche troppo a miei occhi, poverini. E quindi è meglio che mi faccio più nulla. Ok. E qua ci siamo. Adesso andiamo a prendere un mascara. Allora, il mascara prendo questo di Bottega Verde che è 3 in 1. Mascara volumizzante a lunga tenuta. Ok, oh, l'avete visto il video della Clio, quello lì tutto dorato in stile Jennifer Lopez. Madonna, ma quanto le è brava la Clio, che bello. Madonnina, che spettacolo ha fatto. Io mi sono messa lì con le lacrime e piangevo, mi sono messa lì a guardarmelo, così ero. Che bischera che sono, ragazzi, bischerona. Quando una persona arriva a dirti cose così brutte, penso che non provi più niente per te, perché altrimenti non te le direbbe. Quando te ami una persona, cioè, che gli vuoi bene, fai meglio, cerchi di riempirlo di coccole, di complimenti e tutto. Se una persona invece arriva a dirti certe parole, vuol dire che non provo nulla per te. Allora, sulle labbra volevo mettere una cosina, volevo fare un po' di pasticcio. Allora, vado a prendere questo rossetto della Glossy Box, questo rosa bellino, che è il numero Glossy Pink, si chiama. Non è il numero, Glossy Pink. Va bene, vediamo che succede. Va bene ragazzi, il trucco è finito, ho fatto un po' di pagliacciate, dai, via, si fa per stare un po' in un'allegria su, se no. E che si fa? Vi abbraccio, vi bacio. Ciao, buona serata.